costruiranno, ma proprio a 20 metri da casa nostra, da altri condomini, una centrale a biomassa. E naturalmente questo nessuno ha dato informazione, è comparso sui giornali. No. Siamo venuti improvvisamente da un articolo sul giornale fatto da chi evidentemente ha messo in piedi questa iniziativa. Ovviamente. Che sorgerà questa centrale a biomassa e che ci sono in corso gli iter per ottenere i permessi. Qualche settimana fa c'è stata una riunione proprio al Pala Indoor, lì nella zona del nord, ecco, con il sindaco e tutta la giunta comunale. Io ero anch'io presente per altre problematiche, perché abbiamo comitati anche a Udine che hanno delle problematiche, specialmente nella vostra zona, e il sindaco non ha detto niente, la giunta non ha, ero presente. Assolutamente niente, e dalle quelle poche notizie che siamo riusciti ad avere, sembrerebbe che in provincia i permessi siano già in ordine. Quindi è già avanti il discorso. Ma lì i lavori ne hanno già fatti, devo dire la verità, che anche sulla strada abbiamo chiesto agli operai che hanno lavorato un mese fa che cosa stessero facendo, e hanno predisposto una tubazione di scarico olio, così ci hanno risposto. Ah. E quindi siamo seriamente preoccupati, e per questo una curiosità, hai sì. Per caso, hanno per caso recintato e messo un cartello? No, assolutamente. Zero, assolutamente. Ma zero. Sì, le cose si fanno, non stiamo a perdere tempo, bisogna andare avanti, bisogna produrre. Scusa, sono un po' cattivo, Che ci preoccupa di più è che questo macchinario che dovrebbe bruciare queste famose alghe di cui siamo venuti a conoscenza è già da qualche mese posizionato. Allora, proviamo a fare un momentino per chi ci ascolta, un piccolo cappello. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che una azienda vorrebbe, diciamo, utilizzando una normativa nazionale, creare una struttura per produrre energia elettrica, quindi usando biomassa, quindi la parola magica che ho usato prima, con questa biomassa far girare un motore il quale a sua volta girerà su una turbina e produrrà energia elettrica per venderla. Esatto. Questa energia elettrica, per trattandosi di essere, per effetto del fatto che è alimentata a biomassa, ha un contributo dello Stato di 0,28 centesimi a kilowatt. È una stupidaggine, fino a un certo punto, perché quando abbiamo fatto la somma a fine anno, vengono fuori centinaia di migliaia di euro di guadagno, naturalmente. Ecco, ho voluto spiegare un momentino molto brevemente, molto schematicamente. Certo. E voi siete d'accordo su questo impianto? Ma la nostra preoccupazione non è non permettere a un'azienda di fare del business assolutamente lecito, ma di non farlo, secondo noi, a 20 metri da un condominio, a 150 metri linea d'aria da due asili, dal campo scuola di Paderno, praticamente dietro i campi da tennis, dove anche mio figlio sta andando a giocarci la mattina a fare il centro vacanze. Quindi la nostra preoccupazione è, ma è possibile che ci sia questa zona industriale? Adesso chiedo, poi ci stiamo informando, stiamo creando un comitato. Eccolo là, eccolo là. Eh sì, perché siamo seriamente preoccupati, perché solo nella raggio di 30 metri ci sono 11 bambini di età inferiore ai 5 anni. E vorremmo capire come mai c'è questo lembo di territorio posizionato in mezzo a una zona residenziale che è considerato industriale. Ah, quella, diciamo, è un proprietario che, inutile nascondersi dietro un dito, abbiamo letto tutti gli articoli del giornale, Pozzi e Martinenghi, no? Certo. Ecco, e sono proprietari di questo sedime, per il fatto di essere proprietari è zona industriale, per il fatto che loro sono degli operatori industriali o comunque operano nel settore del stradale, per loro questo è una zona riservata, specifica come zona industriale? È una domanda la mia. Sì, questa è sempre stata una zona industriale e nulla vieta. Ah, quindi è una cosa vecchia del passato. Sì, è roba vecchia, ma il nostro scopo non è impedire che questi signori facciano il proprio lavoro.
ma di non creare delle situazioni, cioè noi siamo preoccupati per la salute, perché comunque piantare un motore del genere, che da quanto abbiamo saputo è un motore navale, che può fondamentalmente, oltre a mangiarsi queste alghe, e ce ne vogliono tante per metterlo in moto, come motore navale, le ripeto, stiamo cercando di creare il comitato proprio perché qualcuno ci aiuti a capire a cosa andiamo incontro. Esattamente. Anche perché un motore navale che produce dei fumi, qualsiasi cosa bruci, perché un motore navale abbiamo scoperto che può bruciare qualsiasi cosa, certo, in mezzo a un centro abitato, è una cosa che ha sconvolto noi genitori, certamente, e parecchie altre, certamente, famiglie. Perché una cosa è bruciare un materiale univoco, mi spiego, per esempio, una cosa è bruciare il gas, no? Il gas è un materiale abbastanza omogeneo e quindi io riesco anche a fare la taratura, come si suol dire in termine tecnico, cioè regolare la fiamma in modo di renderla ottimale ai fini di evitare emissioni pericolose in atmosfera. E una cosa è usare del materiale eterogeneo, perché qui, a dire la verità, sì, si parla di olio, ma si parla di olio di colza, di olio di alga e di altre situazioni. Attenzione, purtroppo, e questo lo dico io, è una mia affermazione, purtroppo l'esperienza che noi abbiamo sul territorio del Friuli Venezia Giulia, ma non solo Friuli Venezia Giulia, ve lo dico subito, però siccome noi operiamo come associazione, la voce del comitato è diciamo la voce del Cordicom, del coordinamento dei comitati del Friuli Venezia Giulia per l'ambiente e la qualità della vita, abbiamo delle esperienze e conosciamo cosa sta succedendo nelle centrali a biomasse, che metà basta. C'è, per esempio, la centrale di Sedigliano, che vogliono costruire a Sedigliano, per la quale il sindaco è caparbiamente arroccato sul volerla dare a tutti i costi, mentre la regione comincia a dire, e la provincia comincia a dire, ma insomma, cosa stiamo facendo? Dove doveva inizialmente essere bruciato legno vergine da filiera corta, questa è la terminologia, quindi per filiera corta stiamo parlando Slovenia e Croazia, perché legname in Friuli da portare lì per 12 mesi all'anno non ce n'è. Adesso sembra che si parli di, no, sembra, c'è sul giornale, c'è indicato, le percentuali del materiale che deve essere per il conferimento, quindi una volta si parlava 100% legno, adesso si parla un po' di tutto. E beh, allora a questo punto non ci siamo mica più, eh? Questa è la pericolo. Cosa che vorrebbero fare lì vicino, perché vorrebbero bruciare questo, produrre e bruciare, da quanto abbiamo letto e abbiamo visto su alcuni servizi, produrre e bruciare le alghe di produzione appunto propria. Però al massimo lì attorno, abbiamo visto che c'è un ettaro di campo. Da quanto ci hanno spiegato, ci vogliono 8 ettari di campo per poter alimentare questa macchina. Quindi è veramente una preoccupazione su cosa potrebbe essere messo in atmosfera, anche perché esclusivamente a livello salute. Certo, questo è l'elemento essenziale, anche perché non dobbiamo dimenticare che questa macchina, per essere dare reddito, deve girare, deve essere in funzione 24 ore al giorno e per tutto l'anno. Anzi, certo, di solito sono 11 mesi, perché è un mese di manutenzione, ma comunque bruciare giorno e notte vuol dire avere quantità di materiale da buttare dentro. E poi questa storia delle alghe è, io l'ho letto anch'io l'articolo sul giornale, e parla di una situazione come fosse una cosa acquisita. In realtà quello delle alghe è un esperimento, una teoria non ancora non ancora, come si dice, sperimentata. E quindi giochiamo su che cosa? Allora, preoccupazione nostra, voi avete creato, o state per farlo, un comitato, no? Stiamo creando un comitato fatto dalle famiglie che abitano assolutamente a ridosso, ma parliamo di condomini e case con recinzioni attaccate a questa azienda, proprio per cercare, abbiamo chiesto a due esperti che ci diano una mano per capire a cosa andiamo incontro. Abbiamo anche un avvocato che sta cercando di capire quali sono le possibili tutele, perché ma quello che è più grave, ma l'amministrazione pubblica cosa fa? Il comune di Udine che informazioni dà?
Nessuno, assolutamente nessuna informazione. Abbiamo letto alla faccia della trasparenza. Il nostro rappresentante di diciamo così di iscrizione è, sì, a disposizione per qualsiasi domanda. Ma ingegnere Dester, mi pare si chiami. Mi pare che sì, sia Dester, tra parentesi, è una persona splendida. Assolutamente d'accordo. Ma il problema è che A, siamo venuti a saperlo dai giornali. B, non ci sono ancora autorizzazioni da quel po' che sappiamo e i lavori sono già iniziati. E quindi la preoccupazione è ovvio che è sorta in maniera violenta, è una brutta parola, però la preoccupazione, c'è una mamma che l'altra sera durante una riunione si è messa a piangere, per l'amor di Dio, sono cose che toccano, quindi ci meraviglia poi il fatto che, mi auguro che qualcuno sia attento al fatto che ci sono delle scuole lì vicino, il campo scuola di Palermo, dove i ragazzi passano davanti a casa nostra per andare nelle campagne a correre. C'è il rugby con la sua attività e siamo a 150 metri in linea d'aria. Lo so. Ecco, attenzione però che se aspettiamo che si mettano una mano sulla coscienza i nostri politici, ritengo che ci siano delle problematiche, perché mentre il cuore si riesce a capire quale posizione del corpo sia, come si sa dove sono i piedi, come si sa dove sono le mani, la coscienza ancora non hanno trovata dove si trova, Ma io mi auguro che ci sia, perché qualsiasi persona abbia voglia di venire a farsi un giro e vedere effettivamente dove dovrebbe nascere questa cosa. Nulla vieta a che questa azienda prosegua con la sua attività, c'è sempre stata, per l'amor di Dio, ma creare un qualcosa di così strano, a noi sembra nocivo, ma magari poi ci potremmo sbagliare, per quello stiamo cercando di creare un comitato e cercando qualche tecnico che ci aiuti a capire quali sono i contro, perché i pro possiamo anche capirli. I contro non si sanno. Che programmi avete? Cioè, come intendete muovervi come comitato? Sicuramente è in creazione questo comitato che è fatto soprattutto per poter dare una voce anche a tutti quanti e fare un'informazione a tutti quelli che hanno. Eccolo il punto. Qualcuno che sicuramente non sa di questo, e questo ci servirà per essere ufficialmente pronti a dire a tutto e a tutti che cosa stanno facendo e quali sono i contro. Anche perché poi ci dovrà essere anche un'informazione un po' più dettagliata, perché ma il nostro scopo giocano sulla non conoscenza, molte. Più informazioni possibili e soprattutto cercando anche, e questa è già un'idea che abbiamo, di creare qualche conferenza, qualche incontro, in modo che ci sia qualcuno più tecnico di noi, che abbiamo creato questo comitato, ripeto, solo fatto da famiglie che abitano lì attorno. Nessuno vuole far la guerra a nessuno, ci mancherebbe. Chiaro. L'attività di imprenditore va rispettato, ma facciamola in un'area dove non c'è un bambino che apre una finestra e respira un qualcosa che sicuramente non è naturale. Esattamente, esattamente. Che ci preoccupa. Ecco, mi fa piacere una cosa. Il Cordicom, come slogan che noi usiamo, diciamo sempre che non siamo contro, ma siamo per affrontare le problematiche e per discuterle. Questo mi fa piacere, perché l'accusa che viene data sempre, quando non ci sono più gli argomenti, attenzione, da parte degli altri, è che i comitati sono affetti dalla sindrome NIMBY, cioè non nel mio cortile, ma se nel cortile di quell'altro sì, non nel mio orticello, ma nell'orticello dell'altro sì, non nel mio comune, ma nel comune quello confinante va bene. E questo non è un discorso. Di questa sua battuta posso farne una? Prego. Lei comprerebbe casa a 20 metri da un'installazione del genere? No, onestamente dovrei essere proprio con la pistola alla testa. Noi ci abitiamo e ce la dobbiamo purtroppo, come sembra, prendere, per cui ecco perché il comitato vuole rendere, diciamo così, più informazione possibile. Esatto, voglio dire però una cosa. Ho avuto un'esperienza a livello strettamente personale, che ho costruito casa tanti anni fa, e poi mi sono trovato che l'impianto di compostaggio, l'impianto di trattamento delle immondizie, parlo di Udine Sud, sto parlando di via Gonars, ha creato dei problemi pazzeschi. Non si potevano aprire le finestre, quindi avere il cortile, il giardino, avere il sottoportico e non poterci andare nel sottoportico era veramente allucinante.
Abbiamo impiegato alcuni anni, sono state fatte delle battaglie molto grosse, ci sono state delle prese di posizione molto forti, però siamo riusciti a far funzionare l'impianto senza che dia disturbo alla gente o, diciamo, ridurlo in condizioni che si possa vivere. Quindi questo discorso qua è stato portato avanti con la partecipazione, con la presenza della gente. Quindi questo discorso qui è il discorso giusto da portare avanti. Io non sono, forse se avessi dovuto costruire la casa 7-8 anni dopo, probabilmente non avrei comprato il terreno, non l'avrei costruita. Ma a questo punto ero con la pistola alla testa, perché la casa l'avevo appena costruita, il mutuo era appena stato fatto e mi sono trovato in questa situazione. Quindi la domanda che è stata fatta prima è pertinente. Io mi trovo lì. Se adesso cosa faccio? Me ne vado? Non ha senso. È più corretto che... Ma sono tutte famiglie che hanno con sacrifici... Esattamente. ...un mutuo e esattamente. C'è poco da fare. Stiamo dicendo le stesse cose. Certo. C'è una situazione che avrei piacere sentire un momentino, il discorso, come è stato detto, della informazione. L'informazione è importantissima perché questi soggetti, queste persone giocano sulla non informazione, ovvero su quello che è comparso sui giornali, dire le mezze verità. Questa potrebbe essere una realtà, ma... Purtroppo lo affermo io perché ne ho le prove, non di questa ditta che non ho il piacere di conoscere, ma nelle situazioni che vediamo in giro, le mezze verità per dimostrare di avere ragione, che è una cosa favolosa. E dopo? E dopo chi la galaga? È quello che sta succedendo a Valvasone, è quello che sta succedendo a San Vito al Tagliamento? Di fare una raccolta firme proprio per andare a chiedere a qualcuno: siamo qua, diteci cosa succede, ecco qua, siamo tutti pronti e presenti, ma c'è veramente, siamo in tanti che non aspettano l'ora di avere uno stampato per fare una firma, per poter chiedere all'amministrazione: diteci cosa succede, spiegateci che va tutto bene, ma fino adesso nessuno ci ha detto niente. Fino adesso la provincia ha approvato e nessuno sapeva niente. No, assolutamente. È questo il guaio, no? Sono venuto a saperlo così perché una vicina di casa in una bottega è venuta a saperlo, poi è apparso il servizio, me l'ha detto, su Rai 3, dove questo imprenditore presentava la sua iniziativa, ma la cosa che ci ha sconvolto è che i lavori sono già iniziati. Qui sarebbe il caso un momentino proprio di allertare lanciamo, almeno da parte del Cordicom, non è che voglio mettere il cappello sulla vostra iniziativa, assolutamente, però darvi una mano sicuramente sì, dalle radio onde furlane, dalle frequenze di radio onde furlane lanciamo un appello alle istituzioni perché verificano un momentino cosa sta succedendo, come mai fanno dei lavori per le quali le autorizzazioni devono ancora arrivare, ed è una cosa particolarmente strana. Una situazione del genere ci è capitata in altre parti, laddove avevano precedentemente raccolto attraverso gli amici degli amici già concordato cosa fare, allora per guadagnare tempo hanno cominciato e dopo alcuni mesi sono arrivate a sanatoria la documentazione. Abbiamo un caso a Udine di un locale pubblico dove 10 anni stavano facendo cose e si è scoperto che le autorizzazioni sono state rilasciate dopo che abbiamo chiesto la documentazione. Io però devo fermare un attimo perché dalla regia mi stanno facendo segno che dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, abbiamo ancora qualche minuto, non ne abbiamo però tanti, quindi se vuoi dire qualcosa, se vuole dire qualcosa ancora, perché abbiamo quei 2 minuti ancora di possibilità di andare avanti. Una cosa velocissima e poi chiudo, ringraziando sicuramente per lo spazio che ci è stato dedicato, perché è importante. Noi precisiamo una cosa: noi come famiglie, come comitato che si sta creando, non vogliamo fare la guerra a nessuno. È giusta l'attività imprenditoriale, questo lo precisiamo.
ma non credo che sia una cosa sana e giusta farlo in mezzo a condomini, case in prossimità di scuole, di asili. Secondo me ci sono le aree giuste per fare questo, è giusto, esatto, che l'imprenditore abbia le sue iniziative, ci mancherebbe, ma non che vengano aperte le finestre di condominio o di casa mia aprendola su un piazzale dove, da quanto mi hanno spiegato, è come se ci fossero 6-7 trattori messi in moto tutto il giorno. Esattamente, e forse anche di più. E forse anche di più. Forse che, stiamo cercando di capirne di più, però Perfetto. Precisiamo che non vogliamo fare la guerra a nessuno, vogliamo solo essere sicuri di respirare tutto quello che è di più pulito si possa fare, punto. Bene, abbiamo parlato di una situazione un po' così, che in questo caso ha colpito, sta colpendo la città di Udine, e sappiate che come associazione noi siamo a vostra disposizione, quindi grazie. Se avete bisogno di qualcosa, eccetera, no, più che avete bisogno, per l'amor di Dio, ma il concetto di base è mettere, non ho usato i termini giusto, e il concetto è di mettere a disposizione, mettere in rete le proprie conoscenze, quindi noi abbiamo dei tecnici che possono dare una mano, voi troveremo degli altri tecnici, troverete degli altri tecnici, vediamo di creare un tavolo di tecnici indipendenti, certo, indipendenti, per portare avanti sotto l'aspetto tecnico il discorso, però anche ci vuole il movimento della gente, cioè la presenza, la partecipazione della gente. Bene, ok? Grazie mille. Bueno, ringraziamo Marco Rubera per la sua partecipazione, la sua presenza, in regia mi continuano a dire che bisogna chiudere, bisogna chiudere, bisogna chiudere, e allora noi ringraziamo Marco Rubera per la sua partecipazione. Grazie a voi e mandi. Mandi, mandi. Novi in Fevelà di una situazione che riguarda Udine, però di chi sto vincendo già Fevelà, no di Udine, ma chi questa situazione si sta manifestando un po' per tutto, anche in basse furlane. Ostin, chiappan documentazione, perché che desbandis di Rivignan, ma dopo Rivignan, no a Rivignan. Donde le indicare di là delle strade alte stanno succedendo robe su un in particolare, un in strane per quanto riguarda in particolare una zone protette. Però per cumo vendi scugnissierà e odin un saluto a Duce, dante appuntamento a Ioibe, vince cindi a voi, sempre a Sundis, sempre su Radio Onde Furlane, sperin però di sedi in orari le prossime volte, e o segnalino visin che chiste trasmissione rarà in repliche domeni prossime, as dopo di misdì, as dosse miege, e usdì un saluto a Duce, per tanti ascolte, Ioibe, vince cindi di agosto. Mandi, mandi a Duce.